assai particolare quella di oggi, legata certamente nella storia a quello che vivremo domani, questo ricordo dei nostri morti. Ed è una sottolineatura preziosa, non tanto per guardare al suffragio, alla preghiera che faremo per i nostri defunti, ma è per guardare noi, la nostra vita e la nostra condizione di persone che devono vivere con gran fatica e con grande sofferenza giorno dopo giorno. Possiamo dircelo anche un pochino cercando di sorridere su queste cose, ma se io chiedo a tutti voi chi è senza problemi, mi dite chi è che alza la mano? Loro forse, forse. Chi è senza problemi? Chi ce l'ha di un verso, chi dell'altro, chi ha la salute, chi ha problemi economici, chi ha problemi di casa, chi ha... Ne abbiamo finché ne vogliamo. Ma allora che senso ha tutta questa fatica, tutta questa sofferenza per arrivare dove? Ecco allora che la nostra situazione attuale deve essere guidata da questo sguardo profetico di fede, perché noi attraverso il battesimo siamo già figli di Dio e siamo già nella esperienza di quella vita infinita che Dio dona ai suoi figli. Noi, dirà San Paolo, siamo figli di Dio e coeredi di Cristo e amiamo pensarci nella gloria che il Padre ha preparato per noi nel Regno dei Cieli. Questa fede ci spinge a una vita impegnata nel bene, nell'amore a Dio e ai fratelli, nell'attesa che, del premio che Dio dona ai servi fedeli. Allora è il senso dell'infinito, dell'eterno, che dona valore alla fatica e alla sofferenza. Questa è la visione dell'Apostolo Giovanni nel libro dell'Apocalisse, quando Giovanni vede una moltitudine immensa davanti al trono di Dio. Hanno i rami di palma nelle mani e hanno una veste candida. Chi sono costoro? Sono coloro che hanno lavato, pensate un po', nel sangue dell'agnello la loro veste. Così la raccomandazione dell'Apostolo Giovanni nella sua lettera ai cristiani: noi siamo figli di Dio e saremo simili a Lui. E per questa speranza purifichiamo noi stessi, come Egli è puro. Io vorrei invitarvi però a fermare la vostra attenzione nella preghiera sul capitolo 5 di Matteo, il discorso della montagna che abbiamo appena ascoltato. Gesù sale sulla montagna e questo, nell'allusione di Matteo, è certamente presente, fa presente il salire sulla montagna di Mosè sul monte Sinai, dove Dio parla a Mosè. Qui è Gesù che parla e dona a tutti noi, soprattutto a noi, una nuova legge, propone una nuova alleanza con Dio, insegna un modo nuovo di vivere, di cercare, di rapportarsi con i fratelli. Le beatitudini allora diventano i nostri comandamenti. Anche voi catechisti, quando insegnate ai bimbi, non gli dite che i comandamenti sono 10. Non uccidere, non rubare, ci mancherebbe. Ditegli semplicemente che questi sono i nostri comandamenti: la povertà,
la mitezza, la misericordia, la purezza del cuore, operare per la pace. Sono virtù da cercare. Anche se sappiamo, e lo sappiamo bene, che questo genera un contrasto profondo col mondo, con tutto il mondo, anche le persone che sembrano più vicine e più schierate, questo genera un contrasto profondo che si esprime, senza mezzi termini, nella persecuzione. I buoni, i generosi, gli impegnati saranno sempre perseguitati, perché il regno dei cieli, e non questo mondo, è la meta, è il premio che dona la beatitudine. E vi inviterei anche a sottolineare l'aspetto temporale che il brano di Matteo esprime. Beati ora, perché sarete consolati. Beati ora, anche se la consolazione deve venire. Beati voi, perché sarà per voi il regno dei cieli. Siamo chiamati alla santità e oggi contempliamo i fratelli che hanno creduto e vissuto il Vangelo e li vediamo nel regno di Dio. A loro chiediamo aiuto e protezione nel cammino della vita.